Ludo, poi ti ho detto che devi smettere di spogliarti a gratis. Lo facciamo a pagamento. E ma è un bene che va dato all'umanità. Ludo, dopo tanto tempo siamo tornati, vedo che questa chat mi sta dando un sacco fastidio. Via. Beh, tantissimo tempo, vabbè, cos'è? Sono cambiato sacche cose, la pandemia... Sparita, via, non c'è più. No, non sono sicura su quello. Crisi politica, pum, sparita. Hanno nominato 4 presidenti della Repubblica. Tutto a posto. Insomma, è cambiato, sono cambiate un sacco di cose, quindi... No, no. Allora, adesso abbiamo la musica. È la prima cosa che direi fondamentale nella vita. Ora abbiamo la musica, signore e signori. Bentornati comunque alla Gilda del Vespro, come sempre. Io sono la vostra Innkeepers, Leila, e lui è il mio co-host. Sono chiaramente Ludo e ciao ragazzi. E la sentite la musica? Perché l'abbiamo messa, se non la sentite capite che dobbiamo sistemarla. Esattamente. Ora abbiamo una grafica tutta nuova per queste puntate. Poi abbiamo deciso che Moltor ci farà uno sfondo diverso, molto più figo, gratis. Mi sembra. Tanto, vi vedete lì? Perché ci siete anche voi adesso. Tra l'altro vorrei far notare che prima di tutto, anzi voglio cogliere l'occasione per ringraziare tantissimo Nico e Simo, che mi hanno regalato, anzi ci hanno regalato alla Gilda lo Stream Deck, e adesso io durante le live posso fare questo. Non è noto. Ludo? Sai che quella è la transizione, cioè non è che la puoi lanciare a vuoto, cioè... Come no? Passiamo ad un'altra cosa! No, non, cioè, non stiamo, ragazzi, non andatevi, non stiamo passando ad un'altra cosa. Io penso che sia la cosa più figa di sempre. Perché non lo rifacciamo? Hashtag stop the dice per Sara, smettila di... Secondo me è una cosa super fantastica. Ok, basta, la smetto. Se vedo di passare quel dato un'altra volta, cambio argomento, giuro. Parliamo di... No, non posso dire di cosa si parlava prima nella chat. Quello penso che ci vada. No, ok, la finisco, vedo lo stop the dice. Che carina ora la chat qui, finalmente posso leggere tutto senza problemi. Che culo, possiamo leggere le stronzate, le parolacce direttamente. Che bello! No, dai, che abbiamo lavorato duramente per questa nuova grafica. E ringrazio Niki che oggi ci ha aiutato. Ci ha fatto da cavia. Il potere di OBS, esattamente. Il potere da cavia suona malissimo. Vabbè, mi serviva una mano oggi, ci ha aiutato, insieme agli altri che devono farlo di lavoro, a gratis sempre. Il classico famoso lavoro a gratis, una cosa tipicamente italiana. A parte citazioni a caso, oggi non siamo qui solo per quello, stranamente. Oppure sì, Sara, se vuoi possiamo cambiare un attimo la live. Ma a proposito, posso approfittarne, voglio salutare la regia che ci segue sempre dallo scantinato di Bill Gates. Ciao regia scantinato di Bill Gates. Ciao. Solo una cosa, mia impressione è riempire il quadro la web di Sara, che vuol dire? È vero, effettivamente c'è una fettina di what? Non vi piace la mia webcam? No, ragazzi, non ditele niente che sennò è gravissimo. What? Che devo fare? Chi è? No, è bellissima la webcam, è bellissima, ragazzi, scrivetele che è bellissima la webcam, sennò qua... Vi ammazzo. Sia ben chiaro, vi ammazzo. Oh, io sono sempre fantastica. Poi, Ludo, cose importanti di questa nuova grafica, ho il mio bellissimo dado, tramite il quale posso fare le super transizioni, che però non spammo più perché sennò Ludo si arrabbia, non è mia intenzione. Non ho fatto niente. Chat, quando non vedo il dado ma c'è, scrivetemi hashtag dice, so cosa intendete. Però guarda, Nico non riesce a vedere il dado. Nico è un D20. Wow, Ludo. Possiamo campare con Nico che non vede il dado? Dobbiamo farglielo vedere. Cosa vuoi? No. Il dado. Penso l'abbia visto. Non l'aveva visto bene.
Allora facciamo così: ogni volta che scrivono l'hashtag dice, sparo il dado. Non è vero, non è vero, se no Ludo mi ammazza. No. Posso dire una cosa però, a me dispiace che di questa nuova grafica non ho più i miei bellissimi banner, Ludo. Che peccato, non mi avevano rotto assolutamente le scatole i 400 banner inutili oltre a quello usato in ogni singola live senza motivo dissing, a caso, cioè... Dissing alert! Non posso dire niente alla regia, ciao regia. Ludo. Cioè, però qualunque cosa si dice dovrà essere per forza dissing. Ludo, ora sì? Il mio stream deck fa questa cosa bellissima. No, non è bellissimo. Oh, non è partito. Dissing alert. Cos'è? L'allarme dissing. Se parte il dissing, it's dissing alert. Scusate ragazzi se vi ho respirato addosso, ma devo preparare le tempie, perché lo faccio ripartire. I dadi dissing alert, questo non è più canale dissing alert delle puntate per vedere quanto resisto senza spaccare tutto. Questa è la nuova forma della Gilla, vaffanculo al resto degli annunci, chiaramente è tutto da scusa. Ludo non apprezzo il mio dissing alert, però in chat l'hanno apprezzato, io ho visto. Non è vero, Nico, non avete fatto nessun errore, anzi, io vi ringrazio perché adesso io posso fare queste cose bellissime. Non lo dico. Aspetta che prendo il Black Note. No, è fighissimo. Il mio dissing alert, il mio dado che gira. Benvenuti, signori e signori, alla Gilda del Vespro. Non siamo ubriachi sempre così, solo ogni tanto. Ma parecchio. Tanto... È bello vedervi oggi qua numerosi, tanto vabbè ci sarebbero gli annunci di Elder Scrolls Online, ma come al solito non stanno annunciando un cazzo, ve lo confermo, quindi potete rimanere qua con noi a gustarvi un giovedì molto tranquillo. Yes! Però oggi, come ho già detto una volta, non siamo qui soltanto per spammare la Bethesda, ma forse anche per un altro motivo, forse se non vogliamo sempre cambiare, sappi. No. Allora, signori, vi ringrazio per averci seguito nelle live precedenti. Anzi, ringrazio perché avete partecipato con noi alle live precedenti, sia qui in chat, che è fondamentale, ma anche proprio venendo qui live da noi come ospiti. Vi abbiamo spammato in questi 2-3 giorni che questa live è importantissima, perché diamo un sacco di news. È una live più corta del solito, ma è una live piena di news importanti che riguardano proprio voi. Come mi sento professionale. Prima news ve l'abbiamo già data, la live più corta. Bene, potete andare a tutte le news. No, state fermi. La seconda news è questa. No, allora, la seconda news è che devo chiedere un ordine che impedisca a Sara dal tribunale che un'ingiunzione di usare il dado e il dissing alert quando dissing non necessario. No, no, è bellissimo. Girate i numeri in lotto, guarda, piuttosto, guarda il dado, ecco, sono noti i bari, i primi tre numeri che vedi sul dado che gira, vai. Allora, comunque, voi della Gilda lo sapete che io sono ludopatica e ho una fissa con i dadi. Come potevo non avere il mio dado personalizzato anche su Twitch? Non si poteva fare. La prima news è che non ci sono altre news, andate in pace. No. Carina, ma no. Ludo è incinto? La risposta è... Nì, oh, ma che ti banno, eh? Aspetta che lo banno. A quanto pare no. Scherzo. Allora, la seconda cosa, signori e signori, come appunto nella serie scorsa di puntate ci avete aiutato proprio qui venendo ospiti da noi, anche in questa seconda stagione, chiamiamola così, vi chiediamo sempre di venire a partecipare, perché il nostro progetto della live di Twitch della Gilda è nato in realtà proprio per la Gilda, quindi per voi, e vorremmo che voi veniste di nuovo in chat e in live da noi su Twitch per parlare con voi, per sentire la vostra voce, le vostre idee, le vostre esperienze. Quindi, come parlate con Sara e litigate con me. Questa è l'esperienza Twitch della Gilda. Vabbè, litigare. Chi può litigare con Ludo Nudo Paraludo? Dai, è impossibile.
8 ospiti su 10, ma posso migliorare. Aiutatemi a migliorare il mio rating. Ma no. Comunque, come sempre, scrivetemi in privato a me, a Ludo, a Gufo, al bot Telegram che risponde. E sì, sì, anche quello. Diteci appunto se volete partecipare. E nel caso poi troviamo insieme l'argomento nel quale farvi partecipare, o anche senza argomento, venite qui soltanto a dire quanto è bello il mio dato, il mio dissing alert, perché è fantastico. Sara è la regina del dissing, è vero. Beh, si è fatta il messaggio apposta. Allora, ce l'ho anche in altre 5 versioni. Perché? Perché? Cioè, lo so perché, perché per litigare, visto che dimostrazione. Ho deciso che a seconda dell'episodio potrei mostrarvi nuovi dissing alert. Fantastici, fantastici. Sollevatori polemiche ben accetti, appunto, per lo scontro, perché è quello che va forte. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Se voi volete partecipare e dire che nelle puntate precedenti qualcuno ha detto qualcosa che non vi piace, siete ben accetti. Io mi diverto un sacco, prendo i popcorn, tutti quanti quei popcorn, e divertiamoci. E guarda la gente scannarsi all'alto del suo trono, esatto. Esatto, vedi che mi capiscono esattamente quello che ho appena detto. Io non, mi metto non penso qua... sia quel personaggio buono che fa questo, ma vabbè. Esatto, capisco. Tipo, io mi vedo già che arriva Niki che dice: ho visto l'episodio sulle armi con Simo e Nico e secondo me hanno sbagliato tutto. Io mi metto qui così, a guardare. Bellissimo. Col popcorn. Col popcorn e la birra, giustamente siamo nella gilda. Questo è, quindi, è il primo annuncio che volevamo fare, annuncio in realtà molto standard, questo già lo sapevate, lo potete già immaginare. Secondo annuncio, Ludo. Posso sceglierlo io allora? Vai. Allora, per le foto nude... No, scherzo, no, scherzo, un annuncio personale, poi... No, scherzo. Allora, vogliamo portare anche un po' di format differenziati su Twitch, perché secondo noi è un bello strumento, appunto, permette di rivivere assieme alcuni momenti, parlare, scambiarsi opinioni, è molto interessante come strumento. Quindi secondo noi poteva essere molto carino portare qualcosa che facciamo nella gilda regolarmente, almeno in una sua versione di tanto in tanto, anche su Twitch. Sto chiaramente parlando dell'orgoglio della gilda, ovvero i Klimps. Lo chiamo l'orgoglio della gilda perché li ho introdotti io, quindi li chiamo l'orgoglio della gilda. Le cose che ha introdotto Sara sono cose in più. Io ho introdotto i dissing. Allora, no, ma comunque appunto abbiamo in programma di portare delle piccole one shot su manuali al di fuori di D&D, quindi dei Klimps, li conoscete, anche qui su Twitch, in modo che rimangano, possano essere apprezzati da tutti, anche se magari qualcuno non c'è quella sera se lo può poi recuperare, per chi c'è quella sera se lo può vedere in un formato un po' più bellino. Chiaramente non parliamo di trasportare qui tutti i Klimps, sarebbe folle, ma appunto solo una parte, qualora appunto tutti i componenti del gruppo lo vogliano, qualora tutti abbiano la strumentazione adeguata. Insomma, secondo noi potrebbe essere una bella cosa da darvi in più, da fare tutti assieme. Voi cosa ne pensate? Ovviamente, lo preciso, non tutti i Klimps saranno ovviamente su Twitch, come diceva Ludo. Per partecipare ai Klimps su Twitch, ovviamente, verrete avvertiti prima. Chi vuole partecipare può partecipare, ovviamente dovrete avere una buona connessione, signori. Perché, cioè, se avete... Una serie di prerequisiti. Sì. Chiaramente un fisico affascinante, cioè come vedete qui accettiamo chi, gli ospiti hanno tutti avuto un fisico eccezionale, quindi ragazzi, ma quindi è diciamo vera che... questa cosa che tu ti scambi nudi con gli ospiti? Io pensavo che fosse un'illazione, una bugia. Eh no Sara, tu sei l'unica con cui non mi va tanto, però con tutti gli altri ospiti sì, volentieri. No, perché mi fai questo? Dissing alert. Quando la chat, mentre la chat si farà molte domande e vorrà sicuramente essere ospite per chiaro benefit che hai appena presentato, ti chiedo, abbiamo appunto accennato al fatto che avremo nuovi ospiti da parte della gilda, chiaramente, che porteranno i loro argomenti, porteremo i Klimps, qualcosa che da sempre facciamo
su Discord, anche su Twitch, sì, non tutti su Twitch, ma anche su Twitch. Sara, qualche altra notizia fresca per i nostri? Ce l'hai? Fresca, 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 fresca. Allora, signori, oltre il bot che sto spammando in chat, abbiamo una notizia volendo, ovvero che abbiamo intenzione di portare nuovi format al di là dell'agenda del Vespro Talk Show, che è incentrato sui GDR. Abbiamo intenzione di non concentrarci più soltanto ovviamente su D&D con l'agenda del Vespro Talk Show, ma anche su altri GDR. Ma cosa importantissima, abbiamo intenzione di aprire a nuovi format, nuovi programmi che andranno in onda in altre fasce orarie, in altri giorni, e che si occuperanno di cose diverse, quindi che possono essere gaming o possono essere semplicemente Sara che parla di tutto quello che vuole lei, che quello è perfetto, è proprio il programma della vita, io non so perché non l'ho fatto prima. Indovinate chi ve li porterà? Chiaramente Sara porta gaming e io porto tutto ciò di cui vuole parlare Sara. Questi sono i due format, chiaramente ce li siamo divisi così perché ha assolutamente senso. Non, io non voglio fornire i miei nudi, però posso offrire i tuoi nudi? Se tu me li mandi, io li mando, no? Power Nano, pool streaming, sai che non si possono più fare, davvero. Cioè, te le posso fare, ma col costume che non si vede praticamente niente, vergognoso. Ma non siamo qui per parlare del pool streaming. No, Sara? Assolutamente no. Però, Ludo, nel senso, portiamo altri format, però non è un po' noioso? È l'agenda del Vespro questo canale e non siamo solo noi l'agenda del Vespro, è un po' noioso che ci siamo sempre solo io e te in live. Ma infatti appunto, cioè, noi siamo gli host, abbiamo gli ospiti, alcuni anche li ha citati l'UFO, per esempio Paolo Bonolis, Morgan Freeman, Regina Elisabetta, tutti gli ospiti che potete recuperare, chiaramente. Ma... Però, a parte ubriacarci live, che è un format interessante... come vi dicevamo, noi abbiamo pensato, oltre al talk show della Gilda, che rimane il fulcro della programmazione di questo canale, abbiamo pensato di portarvi qualche altro format che si adatta alle nostre personalità. Può essere gaming, può essere approfondimento, però abbiamo pensato, perché limitarci quando questo è il canale della Gilda? Ci sono tanti membri della Gilda e magari qualcuno di loro potrebbe portare dei format anche che vanno oltre noi, io e Sara. Non vorrebbero magari solo essere ospiti, ma proprio portare il proprio format. Se qualcuno vuole assemblare il computer live, siete dei nerd, qualcuno ve lo doveva dire. Però se qualcuno vuole parlare di musica, vuole giocare, portare qualche gioco nello specifico, fare degli approfondimenti, insomma, vi apriamo la possibilità di far parte di questo canale. Voi potete, come ci proponete per le puntate del talk show, quindi scrivendo in privato vorrei partecipare magari su questo argomento, più o meno la stessa cosa, cioè potrebbe essere interessante che io porti una live su questo tema, se il tema piace, siete disponibili, potrebbe anche diventare qualcosa di fisso, chi lo sa. Noi ci siamo buttati e siamo qui adesso a chiacchierare con voi, e visto che questo è il piccolo canale della Gilda, ci sembrava giusto aprirlo a tutti. O sbaglio, Sara? Esatto. Quindi, signori e signori, appunto, la Gilda del Vespro siete voi. Chiunque di voi voglia fare, portare uno streaming di qualsiasi cosa, come dice Ludo, se volete mostrare il vostro PC, assemblarlo in diretta, fare gaming, fare quel cavolo che volete, non importa, noi vi offriamo la piattaforma della Gilda su Twitch, ovviamente avrete delle linee guida da seguire, signori. Sì, esatto, quello che volete. Vedo anche Lit appena arrivata, ciao Lit. Stavo dicendo che appunto... vi ospitiamo volentieri sulla Gilda qualora vogliate portare dei format diversi dal talk show, gaming, quello che volete. Però specifichiamo, ragazzi, non fateci bannare il canale. Ecco. Per favore, cioè nel senso. Ovviamente non. Logica. Non... Però se voi volete appunto streamare, noi siamo più che contenti di prestarvi la piattaforma della Gilda, perché appunto il canale della Gilda del Vespro di Twitch è della Gilda del Vespro, quindi non solo mio e di Ludo, ma anche vostro. Quindi chiunque di voi, basta che abbia una connessione decente, segue le linee guida che gli diamo, e siamo più che disposti a farvi streamare sulla Gilda del Vespro. Quindi, ma signori, come appunto dice la regia, vogliamo muti. Ma appunto...
Vorremmo creare un palinsesto appunto della Gilda del Vespro, che sia un modo per stare tutti assieme quando abbiamo tempo libero, quindi ciascuno portando il suo proprio, le sue proprie preferenze. Quindi tu commentavi sull'accoppiamento delle creature di D&D, no? Parnabi. Se, no, secondo me no, secondo Line, me si può fare. Guida Twitch. Secondo me si può fare, ma non è vero. Non è vero, deve essere super interessante invece. Io non vedo l'ora di andarlo a sentire. Niente fuoco greco, niente fuoco greco. Sono di Torino, voglio sapere. Posso anche portare i gameplay. Ciao, sono Marco e sono di Torino. Volevo sapere se posso portare. Sto leggendo. Anche dei gameplay di giochi brutti. Salva di nome Marco, un'abbreviazione probabilmente di Marco Salvini, no? Forse qualcosa del genere. Pensavo fosse Matteo. Ti dico, volentieri, l'unica cosa attento ai giochi brutti. Cioè, ne discutiamo. Non perché... ci vogliamo far bannare. Esatto, perché io avevo in mente l'idea di tipo andare su Itch, cercare D&D e scaricarmi le prime cose. Ho provato a farlo in privato e se l'avessi fatto davanti a voi su Twitch, questo canale sarebbe già stato bannato, perché è uscito un, non lo posso dire, ma qualcosa di bannabile enorme tipo subito. Quindi Ludo, attenzione. Sì? Visto che è arrivata altra gente in live e non hanno forse visto l'inizio, posso fargli vedere il mio super dado? No, allora ragazzi, adesso dovete capire che ci sono, potete prendere due side, chi vuole il dado e chi non vuole. Ho visto passare il dado. Ludo, visto che loro sono arrivati adesso. Guarda Civil War. Hashtag Dice, hashtag Super Dice. Ma loro non hanno ancora sentito cosa c'è al posto del banner dissing. No, secondo me l'hanno sentito, No, non è andato. Dissing alert. Basta, la finisco di giocare con il mio stream deck. Faccio finta di non aver sentito niente. Aspetta, che voi c'è... avete sentito qualcosa? C'è Marco da Torino che scrive... Oh no, l'ho perso. Dice, ciao, sono sempre Marco di Torino. Volevo dirvi che avrei portato giochi brutti come Mass Effect... Come ti permetti? League of Legends... Dragon Age, ma come ti permetti? Cos'è? Ma come... Allora, questo lo banniamo, segnate il nome. Ma come si permette? C'è un limite. C'è un limite. Allora, chiaramente Assassin's Creed 30 è il mio preferito, sono contento qualcuno lo porti, non si vede molto in giro. No, in qualità. No, comunque... Sì, quelli assolutamente... Nonostante alcuni versi di morte di League of Legends continui a ritenerli bannabili, Twitch non li ritiene bannabili. Comunque sì, Marco ragazzi. Antonio Salvanti Bellinzona di Sassari, Torino, certo. ho presente. Una zia lì, poi ci mettiamo d'accordo. Gli metto un time out. Ma, uè, no. Comunque, secondo me troveremo un sacco di streamer per la Gilda del Vespro. Io sono più che contenta, perché fin dall'inizio, quando qualcuno di voi aveva rotto nel gruppo Telegram della Gilda dicendo a Ludo dovete fare il podcast, comunque l'idea è sempre stata questa, di aprirla. Poi volevamo vedere all'inizio come andava, se reggeva la cosa, e poi appunto di aprirla a voi. Quindi ma... siete assolutamente tutti ben accetti. Sì, ma parliamo un attimo della seconda cosa che io volevo parlare, importantissima, ovvero del fatto, signori, che porteremo una serie di format su YouTube. Possiamo anche fare spoiler o forse no? Chiaramente noi stavamo dicendo Silvana Belmamonti viene dal mare viene. Allora, ragazzi, non c'è l'audio per un semplice motivo, perché altrimenti sarebbe stato uno spoiler immenso. Perché non vogliamo dirvi esattamente che cosa stavano dicendo in quel momento la regia. Tra l'altro la regia non lo sapeva di essere nel video. Ciao regia! Ciao regia, sei in live. Abbiamo intenzione quindi di fare questi video su YouTube. Questi video di, in realtà, presentazione di diversi manuali di GDR. Faremo una sorta di spiegazione. Questa idea è nata dal fatto che molti di voi... all'epoca, durante il primo episodio della live, avevano fatto notare che diventa un po' stancante ed estenuante se per ogni volta che bisogna seguire, fare un glimpse, c'è bisogno di due sessioni per spiegare il manuale nuovo.
da lì c'era venuto in mente appunto di prendere tutti i manuali, anche di D&D Quinta in realtà, ma tutti gli altri manuali che noi abbiamo portato nel corso del tempo con i Glimpse, e di fare quindi dei video spiegazioni per ogni manuale. E come vedete abbiamo già iniziato a girare qualcosa. Ma direte voi, ok, fatelo e poi lo pubblicate. Signori, ma ci è venuta in mente un'altra cosa divertente. Perché io posso conoscere qualche manuale, qualcuno Ludo, qualcuno la nostra regia. Però sicuramente molti di voi conoscono dei manuali che francamente noi non conosciamo. O magari non siamo così esperti come voi. E quindi, signori, la nostra proposta è: se volete girare dei manuali con noi, vogliamo farvi partecipare a questo progetto. Abbiamo intenzione di girarli durante, in realtà, marzo, quindi per il compleanno poi dell'orco, per il nostro anniversario. Se avete intenzione, che volete partecipare e portare un manuale e fare una guida a questo manuale, noi siamo più che felici di farvi partecipare con noi. Abbiamo tutto il Sala. Set. Sì? Sala, sì. Sono scammato. Chi? Miki scrive, volete sbolognare il lavoro da noi? Ditelo. Non è vero, ma come si permette? No, assolutamente. Su, ma questi veneti come sono? Bannalo. Non lo facciamo più partecipare a niente. Non giusto per dirlo in botevato di occhio che... Non sia mai... No, poverino, no. Però, davvero, abbiamo pensato di far partecipare anche voi. Quindi chiunque vuole partecipare a questo progetto, soprattutto però i ragazzi che riescono ad arrivare a Milano, perché noi abbiamo il nostro set a Milano, saremo più che felici di girare con voi. E se volete comprare un video e farci scoprire nuovi giochi, passate a Milano e terremo in considerazione la vostra applicazione. Ecco, solo una cosa devo spiegarla, perché effettivamente forse non è chiara. Purtroppo niente video porno. Cioè, perché Sara parla di set, quei video di me e Gufo erano dubbi, ma chiariamo, sono soltanto dei video di spiegazione. Se mi ospitate a Milano una sera vengo. Visto? Beh, sì, assolutamente. Tanto qua una casa c'è. Quindi, volentieri. L'idea è comunque di creare un catalogo pian piano ad uso primario della Gilda, poi se volete passare a qualcuno perché magari sapete gli serve col manuale, assolutamente. L'idea è appunto creare questo catalogo con più spiegazioni possibili di manuali. Chiaramente, spiegazione una. Cioè, spiegazioni in breve. Cioè, perché se volete la spiegazione di Call of Cthulhu in 4 ore e mezza, bella, c'è un video di 4 ore e mezza, cercare, però vedrete che la nostra idea è farla il più accessibile possibile ai membri della Gilda. Per i membri della Gilda, dai membri della Gilda, eh? Vabbè, questa è cattiva, non l'ha mai usato nessuno sto slogan, vai che mamma. Fresco. Comunque, secondo me il titolo dell'episodio di oggi doveva essere La Gilda del Vespro come l'Ikea, capito? Perché tutto lo devono fare loro, no? Venite ospiti, fate gli streamer, esatto. Fate i video YouTube. Questa è la nuova programmazione, siete voi la programmazione. Guarda, il vero tesoro è la programmazione che abbiamo fatto durante il viaggio. Quindi direi che se suona molto male se adesso annuncio l'altra cosa, ovvero che volevamo caricare anche le live su YouTube, però le dobbiamo editare. Suona male, vero Ludo, se continuo la frase? Dai, te la continuo io allora. Praticamente noi potremmo caricare le live prendendo il file della live e buttandolo su YouTube. Ma secondo noi è un po' una zozzeria. Magari voi adesso ci direte: no, era esattamente come lo volevamo. Cazzi vostri. Per noi è un po' una zozzeria. Quindi volevamo fare un minimo di editing, cioè tagliare l'inizio, la fine, musica di sottofondo e via. Purtroppo, appunto, noi abbiamo già molto tempo investito nella Gilda, io devo pensare ai Glimps, Sara e le sue campagne, quindi se siete membri della Gilda e vi interessate di editing, fatecelo sapere, non vi stiamo chiedendo di impegnarvi per 2 anni con degli obblighi di tempistiche strette, semplicemente
se giochicchiate con i programmi di editing, magari siete i mostri, e avete voglia di darci una mano, scrivete come al solito numero verde 333333333 Sara. Sara. Chiocciola gildadelvespo.it. Sì, dovete fare la chiocciola sul telefono. Signori, eh? Comunque no, dai, davvero. Se volete darci una mano con l'editing, se qualcuno di voi vuole anche soltanto fare pratica, perché no? Dateci una mano con l'editing. Non voglio fare che un ordine dalla vostra regina, però è un ordine. Qualcuno dice se le carichiamo anche sul sito Nero Arancione. Allora, il sito Nero Arancione... non lo so, cioè in realtà è abbastanza facile caricare la roba, però purtroppo... tra l'altro... non, mi sa che ce la tolgo. Tra l'altro è divertente perché in realtà noi le caricheremo sul sito Nero Arancione, non quel sito. Sì. Però l'altro. L'altro. Bene. Posso fare... questo non ci avevo pensato, posso fare spoiler? Ah, vedi, molto lo sa già, no? Hanno fatto loro spoiler. L'hanno scritto in chat. Ma no, che cattivi. Che cattivi, io volevo fare spoiler. Comunque, signori, sappiate che avremo o abbiamo quasi un sito anche della Gilda, che l'ha fatto Gabri. Ed è molto molto carino, è stato molto bravo. Ora Gabri non c'è questa sera ad ascoltarci e quindi gli possiamo fare i complimenti. Quando invece ci segue, solo insulti. Bene, bene, quindi complimenti a Gab finché non ci vede, davvero. Avremo un sito che fungerà appunto da praticamente su Urstri, quindi potrete viaggiare attraverso il mondo della Gilda, che non è nostro, non è mio, non è di Sara, ma è appunto di tutti noi, quindi sarà uno strumento utilissimo per tutti. Tra l'altro ora mi è venuto in mente, mentre sto giocando con il mio coso di Sailor Moon, che io dalla prima puntata che sto facendo queste richieste di avere regali di Sailor Moon, me ne è arrivato uno solo, anzi, ringrazio Simo che mi ha mandato il regalo di Sailor Moon, a tema Sailor Moon, grazie Simo. E gli altri siete dei bastardi, perché io, posso dirlo, troppo tardi, sto aspettando i miei regali a tema Sailor Moon, signori, e quindi muovetevi a farlo. Dissing alert! Qual è il bottone del dissing che non l'ho mandato? E anzi, anche Gabri mi ha mandato, ora che ci penso, una collana a tema Sailor Moon. Grazie! Grazie! Campagna GDR, ma ogni uno che ti tiriamo ci togliamo un pezzo di vestiario. Non fate i gradassi, che tanto tirerò solo di uno io da master e voi niente. Quindi io mi trovo con cose di fuori dopo 2 secondi e voi fate 20 naturale e basta. Ma... e lì posso imbrogliare sui dadi come master, in quel caso, così tolgo gli uno. Ah, pensavo tipo per togliersi più roba, cioè... I guess. No! Puoi fare. Ludo, poi ti ho detto, devi smettere di spogliarti a gratis. Sai quanto ti vogliono vedere nudo? Tutta la gilda. Lo facciamo a pagamento. E ma è un bene che va dato all'umanità. No! E così sembra che sto parlando di una cosa nello specifico. No, ragazzi, non è così volgare. Allora, l'unico a cui li puoi mandare è Moltor, perché dovremmo ipoteticamente ringraziarlo per i disegni che ci fa, le grafiche, le musiche. Tu gli mandi un paio di foto e stiamo a posto per almeno 2 anni con lui. Allora, tu che... comunque Sara, la gente qua si sta un po' creando il cazzo, secondo me, perché noi abbiamo faccio partire il dado, allora che abbiamo già finito gli annunci. In realtà ce n'è uno finale, perché ho visto passare un dado, non faccio finta, quello con dell'occhio, no, non ho visto niente. Perché, appunto, noi abbiamo parlato di tante cose che ci piacerebbe fare in futuro, collaborazioni, nuovi format, eccetera. Ma se vogliamo stare sul concreto, cosa si possono aspettare i nostri amici che fanno con noi la Gilda del Vespo? Beh, intanto seguendoci sapranno tutte le cose in anteprima. Beh. In secondo luogo, un altro modo che hanno è... che le annunceremo probabilmente in live, appunto qui sul talk show, che rimane e sarà la base da cui partirà tutto il resto. E siamo qua per annunciare un format che non inizierà tra 2 mesi, non inizierà tra 1 mese, non inizierà tra 1 settimana, non inizierà tra 1 ora, no, tra 1 ora, no, che cazzo, andate a dormire, che cazzo volete, no. Non inizia! Inizia domani! Domani!
E visto Sara che sarai la main host di questo show, almeno nell'inizio, lascio a te la spiegazione, perché è una figata. Signori, da domani strip poker. Scusa, che cazzo, non mi aveva avvertito? No. Twitch, sei d'accordo? Twitch ha detto no. Sì. Buono, fatta! Via, no, raga. No. Soldi. No, no, comunque, no, signori, signori, da domani in realtà vorremmo iniziare a fare una cosa. Chiunque di voi è ben accetto in live con me da domani sera. Ogni venerdì, signori, faremo un enorme watch party di Vox Machina, perché da domani esce una nuova serie tratta da Critical Role, la nuova serie animata che sarà su Amazon Prime. Quindi siete tutti invitati a fare watch party con noi, essendo Twitch di Amazon, quindi yeah, possiamo fare watch party. E guarderemo insieme gli episodi, ne usciranno 3 ogni venerdì. Quindi passeremo un'ora insieme, guarderemo gli episodi e li commenteremo. Io sono in realtà molto molto ignorante in tema Critical Role e Vox Machina, perché io non l'ho mai visto, però... Siete più che ben accetti e avrò con me un super esperto che si è visto tutti i 300 gli episodi per qualche malattia mentale. Ma se qualcuno di voi vuole partecipare, siete più che accetti, l'avevo già detto. Ah, domani c'è sessione di Gab, ma non credo che faremo la sera. Andremo al pomeriggio, mi sa. Comunque. Quindi ve lo poteste guardare direttamente al pomeriggio o recuperarvelo, poteste essere parecchio liberi. Chiaramente vi daremo informazioni molto specifiche su quando lo faremo e così guarderete questi episodi di Critical Role, che tra l'altro non so se avete visto i trailer, ma sembra una fottuta figata. Magari in uscita live, cioè, vi lasciamo anche il link di qualche trailer se una persona non sa che è uscito appunto la serie animata di Vox Machina, la prima storica campagna di Critical Role. Infatti sì, io non vedo l'ora di vederlo, sono super curiosa. Sara, vuoi dire subito la verità oppure vuoi dire la menzogna ancora un po'? Quale menzogna? Sulla tua conoscenza estrema di Critical Role. Ah, l'ho detto, signori, sono super ignorante, non l'ho mai visto Critical Role. Matthew Mercer... Ogni volta che io guardo la stream vedo un dado passare, ma ragazzi, scrivetemi in chat quanti dadi sta facendo passare, la devo fermare. Potere del dado di luna! No? Scusate. Passano. Ma Ludo, non lo sai che ho sentito che c'è stata una fuoriuscita di dadi da una fabbrica di dadi, è scoppiata, e ora ci sono questi dadi che girano, assurdo, io non c'entro niente, forse per me io li odio i dadi. Sono stata convincente. Comunque, siamo tutti un po' ignoranti su Critical Role. Allora, questo in realtà ha senso, perché Critical Role è una figata come progetto, è molto interessante, ha rotto molte barriere sicuramente. Però c'è da dire che è estremamente lungo. Cioè, se voi volete recuperare Vox Machina, vi faccio un in bocca al lupo, non è facile. Però, condensato in una serie. Comunque sono 300 episodi e passa Critical Role. Cioè, davvero un sacco, non so la gente come cavolo fa ad averli visti tutti. Oh, poi io ve lo dico, sono doppiati da loro, quindi, cioè, se non lo sanno loro come fare i personaggi. Voglio vedere qualcuno che non sa che si doppiano i loro stessi personaggi, qualcuno che sotto i commenti scriva, ma non mi è piaciuta la scelta. Il doppiatore. Esatto, no, un po' scadente il voice actor. Comunque, ho deciso, anche noi dobbiamo fare una serie animata sulla gita. No, ma grazie per aver partecipato, alla prossima. Ma come? Noi obblighiamo Lit e Moltor a disegnare, eh? Ma non... disegnare anima non pensi sia la stessa cosa, però... Vabbè. Però, cioè... Vabbè, qualcosa possono fare, insomma. Guarda, è una grande idea la mia. Ludo non apprezza mai le mie idee, comunque. Porterò... invece sicuramente nella sezione gaming una versione, diciamo il videogioco della Gira del Vespo, che è The Sims, però in cui chiamerò tutti i membri della famiglia qui dove della Gira del Vespo, e vi manderò gli screen quando qualcuno coltella qualcun altro. Guarda che è una grande idea, ora farò uno serie streaming di The Sims 4, scarico anche tutte le mod, bellissimo. Mi piace tutte le mod, le scarichiamo, che ci vuole? Dai, quanti saranno? 20 giga di mod.
Li ho messi su Mastercard. Sono i soldi, sai quanto costa? Ah, si pagano? Che merda. Merda. Ah no, tu intendi le pensavo i PEX. Scusate, quello mi stava già correggendo in chat. Scusate. Quelli già se li ho. No, non tutti, qualcuno. Comunque volevo mandare un altro annuncio, se posso, ai miei fan che mi seguono numerosi. Ciao fan, mandatemi altri gadget di Sailor Moon, come ho detto prima, e il PES di LOL, basta. Di annuncio. Scusate, già che c'ero ne ho approfittato. Comunque signori, vi abbiamo dato un sacco di annunci, anche se ve li abbiamo messi un po' così e cosa. Però davvero abbiamo intenzione di espandere la Gilda del Vespro per la Gilda del Vespro. Non abbiamo intenzioni di... Sto laggando. Non abbiamo grandi ambizioni di diventare i prossimi Intel, i prossimi Critical Role o quello che è, perché francamente non è questo il nostro obiettivo. Mi dispiace per Gab, che tanto non ci sta seguendo, lo posso dissare quanto voglio. Aspetta, posso dissare. Dissing alert! Ok. Però davvero abbiamo intenzione e la voglia di far partecipare tutti voi in live con noi, e non solo, anche sul progetto YouTube, ma anche con i Grims. E ne approfitto, Ludo, per invitare nuovamente tutti i nuovi master a proporre delle role e delle one shot. So che già arriveranno nuovi annunci in queste settimane, perché già ho sentito alcuni master che hanno intenzione di portare nuove one shot e nuove campagne. Per esempio questa settimana, appunto domani, ci sarà una nuova one shot sulla Gilda del Vespro, e chiunque che non sia della Gilda, che sta passando per caso in questo streaming, siete invitati a giocare di ruolo con noi. Mi sembrava Ludo, mamma mia. 7 su 10. Ma come? Se mi spoglio diventa 10? Che piange 7 su 10 a scuola. Oh, 7 su 10, porta a casa, si stappa. Secchioni di merda che è qui alla Gilda, davvero. Vergogna. No, fermo, quello non si può dire, no. Cosa? No, non legge, può... no. Ah! No. È gravissimo. Io stavo recuperando il coso che serve una sirena per il dissing alert, quasi. No, non c'è. Guarda. Faccio che diventa tutta rossa la live e parte il dissing alert, Guarda che una genialata. Oggi ho preso giusto un 7 su 10, si è aspettato tutto ultimamente. Ma grande gufo! Bravo! Noi non schifiamo niente. Poi 7 su 10 è un bel voto. Anche se immagino fosse in trentesimi, quindi che cos'era? Un 26? Un 25? 21 che sarà 21. Per 3. Ah, non so fare matematica. 21 e 7 su 10? Sì. Ah, giusto. Hai ragione. Credo. E 6 è? 18. Minchia. Cosa brava! Me lo merito. Faccio un cazzo. Me lo merito, Ludo. Guarda, mi verrebbe una non guardare la chat, non guardare. Non guardare. Hai guardato? Ma passa sto dado. Allora, voi mi starete chiedendo come mai il dado passa prima e Ludo reagisce dopo? Perché lo vedo nella... E perché lui lo vede nell'altro video e quindi lo vede in ritardo e io mi diverto un sacco. Devo calcolare, capito? Prima lo guardavo solo di tanto in tanto, adesso mi tengo sempre in piccolo qui la chat solo per vedere ogni tanto. Guarda che comunque c'è questa divisione tra chi vuole il dado e chi non lo vuole. Allora, secondo me è stato un grande improvement insieme al dissing alert. Ma se usati bene sono d'accordo, basta che non l'hai usato bene. Allora, per esempio, abbiamo invitato, che ne so io, abbiamo invitato Niki. Stiamo parlando delle sue razze. Niki, Ombriu. Niki, ora parliamo delle classi che hai fatto. Capito? E passa la transizione e Niki parla delle sue... Cioè, sa, tipo, si deve mettere anche tipo in pausa mentre passa il dado, tipo... Certo. Guarda che quello che succede dopo il dado... Inizia a passare il dado, tipo velocissimo, tipo si sposta, fa tipo l'inquadratura da lontano a tre quarti. Ci sta, è un po' di regia. Guarda che è grande questa cosa del dado. Altro che Team Cap e Team Iron Man. Che comunque, signori, diciamolo, tutti quanti Team Iron Man. Quelli che sono Team Cap, scemo. Volevo dirlo. Ma tipo, scusate ragazzi, sta parlando di supereroi.
No, sono quasi sicuro stia parlando di supereroi, però Cap non lo so, forse è tipo il nemico dell'uomo ragno. Ma come? Ludo! Come fai? Guarda che faremo un nuovo format, si chiama Educa Ludo. No, la roba Marvel non la guardi. Ma no. Allora, Ludo, è come te al limone o te alla pesca? Cosa dici? Te al limone. Oh, bravo, te al limone sempre, sempre te al limone. Ma te Ludo. Oppure Pandoro o Panettone? Pandoro o sei un coglione? Fa sfarima, comunque. Va bene, comunque mai Panettone. Mai Panettone, altrimenti sei un coglione. No? Ma che... Sa, poesia qui alla Gitarmesto. Non volevo... Ho sbagliato tasto, comunque, perché volevo dissing fare... Dissing alert! Il dissing alert, però, ho fatto partire il dado. Questo è partito così forte che l'ho sentito dal tuo rientro, quindi sapevo che l'avevi mandato. Guarda che è una roba super... Quindi Team Cap. Ma come Team Cap? Molter ha detto Team Cap. Che ignorante. Come fai a tifare ragazzi per Capitan America? C'è qualcuno di qualità? Qualcuno che in chat... Sa che se dico verità o ideali di cosa sto parlando? Dai, uno di qualità. E basta. Ludo mi offende, comunque io non partecipo più a questa live. Ok, te la sento chiesa. Sai, no. Vedo che nessuno lo sa. Prima di dirlo però vedo un team che c'ha Bender o team Stoned Knight. Cazzo, è difficile, difficile. Se non sapete di cosa stiamo parlando, magari portiamo Mask di nuovo apposta. Comunque abbiamo mandato la roll in cacciare. A me piace la roll, la sessione, la live. Ciao, posso fa. E questa è la parte delle live che a me piace, quando noi abbiamo già fatto un'ora di live. Perché in tutte se voi andate a recuperare le puntate precedenti, anzi ora non potete recuperarle, ma presto le carichiamo su YouTube, quindi le potrete recuperare. Se voi ci fate caso, la prima ora è sempre tutta a puntino, perché noi siamo pronti, sappiamo cosa bene cosa dobbiamo fare. Dopo un'ora ci siamo rotti le balle di seguire le scalette, quindi iniziamo a parlare a caso. Io parlo a caso e Ludo ogni tanto mi guarda male. Ora credo stia guardando... No, sto guardando perché la gente è molto impaziente a quanto pare di portare i format e qualcuno mi ha appena scritto un'idea fighissima di format. Ma rimarrà un segreto. Allora, aspetta. Non le mie palline. E non la pizza delle palline con quei bambini. Ok, non c'entrano delle palline, ok? Perché sennò qua la gente... Ma basta, mettere questo cazzo di video! È stato per sbaglio! Comunque, che vergogna che la gente manda le cose a te e non a me. Ovviamente io sono più importante. La prima cosa che dovrebbero fare è mandarle a me. Come minimo. Pensaci. Cioè, nel senso, Sara, io non chiederei a una chat che sono i nostri amici della Gilda, ma potrebbe star passando anche qualche sconosciuto, io non chiederei di mandarti cose. Cioè, insomma, dai, facciamoci bannare. Però mi possono mandare tutte le cose di Sailor Moon che vogliono. No... Dai, devo tenere il canale, devo resistere a questo canale. Cioè, perché sarebbe da dire, ma non si può, ragazzi. Già il porno non si può dire. Così mi sento a posto con la coscienza. Il porno non si può dire. Porno si può dire, perché è una le parola cose, in italiano. Le cose porno... Sapessi le cose che mi escono su Etsy per sbaglio ogni volta. Faremo un format a parte. Parteciperò al format di Lit, quello sul sesso in D&D. Racconterò queste cose. Ma non è questo il giorno. Ma comunque, ragazzi, davvero, a parte tutti gli scherzi, vi ringrazio comunque che avete ascoltato già quest'ora con noi a dire stronzate, ma soprattutto che avete ascoltato i nostri annunci, che poi li ripeteremo nei nostri social comunque. Attizzati, e adesso ve li riassumiamo. Sì, e tra l'altro, ecco, ne approfitto per dirvi questo, che noi abbiamo il nostro bravissimo Gab, possiamo fare tutti i complimenti che vuoi, che vogliamo, esatto, tanto fighetto. Non c'è. Tanto non le riguarda le like. Tanto già sai di che cosa dovevamo parlare. Comunque no, davvero, il nostro Gab si occupa lui della nostra parte social.
Però vi volevo chiedere, chiunque di voi sia interessato a partecipare, ad aiutare anche solo nella parte social, o anche solo a mandare meme su D&D e cose del genere, noi siamo più che disposti a farlo partecipare, sia per quanto riguarda la gestione della pagina Instagram, che le gestioni della pagina delle altre social, del sito, e appunto anche solo delle cavolate. E quando magari vi succede qualcosa in qualche role e volete condividerla un po' con il mondo perché pensate sia divertente o che fosse assurda, allora in questo caso potete sempre comunicarcela e noi, o mandarci un messaggio, e noi lo ricondivideremo nel social della Gilda. Io spero che sia ovvio questo, cioè che sia passato bene il concetto del fatto che la Gilda del Vespro e tutti questi programmi, questi nuovi progetti che abbiamo della Gilda, sono realmente della Gilda, non sono di Sara e Ludo e Gufo da dietro che guarda. Creepy. Infatti, cioè la nostra visione della Gilda è che tra qualche mese, quando inizieranno a appunto avviarsi tutti i vari progetti, YouTube, nuovi format, talk show evolutivo, eccetera, ci immaginiamo anche questo canale che, in cui possiamo non apparire per un po', cioè con finché portate voi i vostri format, c'è un bello scambio, noi saremo a quel punto gli spettatori. Noi abbiamo aperto, diciamo, ma siamo qua per supportare chi vuole portare qualcosa di divertente per la nostra community. Esatto. Nostra. Nostra di tutti quanti. Comunque, Gufo, saluto. Nostra. Giochi strani a tema Sailor Moon, ho letto prima in chat, volevo precisare che io ho ricevuto il regalo 2 anni fa, praticamente, ormai. Sì. Da Gufo. Dalla nostra regia, il manuale di Sailor Moon. Peccato che è super piccolo da leggere, super complicato. Ma se doveste trovare il manuale in versione un po' più leggibile di cosa di Sailor Moon, vi prego, mandatemelo. Farò 300 one shot su quella cosa. Le metterò tutte sulla Gilda. Vai, tutte le... quel manuale. Guarda che c'ho anche i gadget, vedi, di Sailor Moon. Ne ho tantissimi, pronta per fare le live. Non c'è tipo un gioco di Sailor Moon terrificante, tipo per il Game Boy Advance? No? Sì, ce l'avevo! No. E c'era... Era orrendo! Con i... tipo i polipi strani che ti toccavano... Si no, 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 Ludo, no, quello non è... No, seriamente? Quello l'hai visto solo tu! No, ragazzi, andate a vedere che play, lo so. Comunque sappiate che non vedo l'ora di iniziare il mio show, che si chiamerà Sara e chiunque altro passi, vi prego. E invito troppa gente in live, sarà una live con 18 telecamere dove si farà dissing su ogni cosa. Tipo oggi facciamo il dissing sulla Apple di merda. Ecco, chiaramente io non ci sarò con la... No! Tu dovrai partecipare a ogni live, tipo non vedo l'ora di fare quella a tema Disney, a parlare male... di tutti i personaggi che vi piacciono della Disney. Certo, certo. Assolutamente. Ma piacciono anche in senso, no? Perché se no c'è una live da fare... Quella la facciamo lato mio, non ci preoccupiamo, non vi preoccupate. Sta entrando tutto nel porno stasera. Colpa mia? Ecco, sì, è abbastanza colpa mia, devo ammettere. Posso far partire il tasto dissing? Non penso sia il caso, l'ha fatto partire, però. No, non l'ho fatto partire. No, perché, sono bravo. Sentetelo in ritardo, dopo. Comunque, ora l'ho fatto partire. Cosa organizzativa, ragazzi, come avete visto, gli episodi dureranno meno, ma secondo noi è anche un modo per fruire meglio. Questo poi è durato particolarmente poco, ma anche in futuro cercheremo di non portare più episodi di 2 ore e mezzo. Cercheremo di essere il più accessibili possibile a tutti. Sì. Perché se cioè, a noi interessa farli in modo che ve li ascoltate, li ascoltiate, eccetera. Abbiamo intenzione di fare magari più episodi, ma più corti. Quindi magari sicuramente riproporremo delle puntate che abbiamo già fatto in passato, perché erano argomenti davvero molto ampi, per esempio quello Homebrew, e non solo, che erano argomenti davvero molto ampi, l'abbiamo dovuti strizzare in 2 ore cercando di coprire tutto, ed è stato un
veramente tanto e abbiamo intenzione magari di riportarlo in diversi episodi con più calma, più corti, però un po' più specifici o magari più generali, comunque insomma con più calma, sia quello homebrew e sia altri, per esempio quello dell'interpretazione che abbiamo fatto con il nostro Smurf, che era diventato molto interessante però era veramente scaduto il tempo e quindi non vedo l'ora di riportarlo insieme al nostro gufo e a Ludo che non c'era la prima volta. Beh, le mie imitazioni sono incredibili. Ok, ammetto che 4 NPC su 5 dei miei sono chiaramente dei politici, sono Andreotti o Berlusconi. Però, cioè, nel senso, ogni tanto qualche interpretazione è corretta. Ma no, dai, sei super bravo a fare le tue interpretazioni. Detto questo, Ludo, penso che ci avviamo a chiusura. Posto. Intanto salutiamoli perché non so se funzioneranno, io ci provo. Quindi... intanto un saluto ragazzi, grazie per essere stati con noi. Ci vediamo la prossima settimana. Come sempre, alla Cina del Vespro, in alto i calici. Ci vediamo la prossima volta.